qual è la discrepanza che c'è tra la sicurezza reale e quella percepita dai cittadini? È la domanda alla base del principio della sicurezza partecipata, introdotto dal ministro degli interni Minniti e rafforzato nel decreto sicurezza bis di Salvini. A Montesilvano il quartiere di Villa Verrocchio sarà oggetto della sperimentazione nata dalla collaborazione fra l'amministrazione comunale e l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, attraverso un'assemblea con i residenti del quartiere ed un questionario che sarà loro somministrato. Docenti e studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali si confronteranno con i cittadini per cercare soluzioni condivise che migliorino la sicurezza reale e quella percepita. È un metodo scientifico che coinvolge i cittadini innanzitutto informandoli e quindi dando loro la possibilità di comprendere e di capire in modo approfondito quali sono i problemi, perché solo in questo modo poi li si mette in grado, si dà loro la possibilità di essere partecipi in modo attivo, consapevole ed informato. Nel caso specifico facciamo partire da oggi con la distribuzione del questionario l'esperimento di sicurezza partecipata in una zona specifica della città per comprendere proprio da loro, attraverso le loro esigenze, attraverso i loro bisogni, come risolvere i problemi di sicurezza presenti in quel contesto. Su Villa Verrocchio, quartiere della zona sud della città, compreso fra il mare, la Pineta e la Statale 16, insistono diverse opere incompiute o abbandonate e problematiche legate alla prostituzione e al degrado urbanistico. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che in quel quartiere è nato ed è cresciuto, punta ad un rilancio con un vasto piano di riqualificazione da portare avanti nel corso della sua consiliatura. Da una parte, da un lato, appunto luogo da cui prendere spunto a livello nazionale per aspetti legati alla sicurezza, di contro per qualche elemento, vedasi edifici abbandonati, opere incompiute, non dà spesso ai cittadini una percezione di una sicurezza che invece dovrebbe esserci. Noi come amministrazione da subito abbiamo messo al centro della nostra azione amministrativa la sicurezza e questa convenzione che poi vede Montesilvano sede di tirocini formativi da parte degli studenti, non può che essere accolta favorevolmente.